Ciao ragazze, ciao ragazzi, bene, mi trovo allo studio, sto facendo il tatuaggio e sono molto agitata, devo dire la verità, però è una dimostrazione d'amore e non l'ho mai fatto per nessuno, quindi credo che questo debba far capire a tutti quanti, anche quelli che pensano che io non lo so cosa. È veramente quello giusto e quindi lo voglio portare su di me sempre. Ok, adesso devo scegliere il font e poi vi faccio entrare a vedere qualcosa e nulla, sono super agitatissima e anche contentissima allo stesso tempo. E nulla, ci vediamo fra un po'. Ciao. Ok, mi serve tatuare, come vedete, qua. E niente, la ragazza ha una pazienza incredibile. E niente, adesso mi faccio, sono emozionata e nulla. Speriamo che non mi faccia male. Perché in questo punto non so, fa male in questo punto? Non particolarmente. Sei bravissima. Che bella. Eccomi qua fuori dallo studio e come potete vedere il tatuaggio, yeah! Sono felicissima, a mio amore è piaciuto tanto. Sono andata a fare la spesa, è semplice, ho preso a mangiare le gatte Dark Planet, adesso vado a casa. Oggi fa caldo, però si sta meglio rispetto agli altri giorni e sono proprio contenta, mi sono fatta su giretto, che sono tranquilla finalmente. Voglio salutare, saluto specialissimo al mio nipotino Dennis. Ciao tesoro che mi guardi. E domani giochiamo tutto il giorno alla play. E niente. Adesso insomma vado a casa, poi vediamo cos'altro faccio. Dunque, vi faccio il vlog ovviamente di tutta la giornata. Sono molto felice. Davide ti amo, da impazzire. E basta, sono contenta. Adesso comunque vado perché tenere telefono, borsa strapesante, sacchetto non è il massimo, quindi ci vediamo dopo, insomma. Un bacione a tutti. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Sto facendo questo video per aiutare la mia ragazza. Scusatemi se ho la barba lunga, ma è stata una cosa inaspettata. Sono sul balcone. Guardate che bello, Padre Pio. Sono amante di tatuaggi. E oggi sapete cosa è successo? La mia ragazza ha fatto una cosa molto bella nei miei confronti. Scusate se fumo. Si è tatuata il mio nome qua, sul cuore, da portarselo sempre con me. Non è una ragazza fantastica? Che altro dire? Sono sul balcone, per ora il tempo è bello. Sono un po' imbarazzato perché è la prima volta che faccio una cosa del genere. Purtroppo guardate i miei capelli come sono, devo andare dal parrucchiere. Che altro dirvi? Sono emozionato, non so cosa dire. Guardate che bello, dall'altra parte c'è Gesù Cristo. Vi posso dire, vi svelo un segreto per tutti i fan della mia ragazza, che molto ma molto presto diventerà mia moglie. Vi rendete conto? Mia moglie, praticamente
presto andrò a vivere con lei. Spero che arrivi un bel pargoletto. Speriamo che somiglia a mamma, perché se somiglia a papà non so cosa esce, eh. Non so cos'è che potrebbe uscire. E che altro dirvi? Spero che questo video avrà un po' di successo. Sono di poche parole perché, vi ripeto, è la prima volta che lo faccio, sono molto ma molto emozionato. Poi presentarmi così con questa barba qua, lo sto facendo perché devo aiutare la mia donna, la mia futura moglie. Spero che stia andando bene, spero che apprezzate, anche perché è la prima volta che faccio un genere di video di questo genere per aiutare lei, ma dato che è la donna che amo, la donna della mia vita, ho deciso di aiutarla. Spero che il prossimo video che farò per aiutarla sia migliore di questo. Che altro dirvi? Adesso vi saluto perché non ho più parole, perdonatemi, ma sono molto ma molto emozionato. Spero che continuerete a seguire Chiara D'Alessandro, che è la mia ragazza, e spero di fare al più presto un video con lei e dimostrare a tutto il mondo l'amore che proviamo l'uno per l'altro. Adesso vi saluto a tutti quanti, una buona serata a tutti, e spero che il video abbia un piccolo successo anche da parte mia, per vedere come me la cavo. Ciao a tutti. Eccomi qua. Bene, avete visto anche il pezzo di Davide? Mi ha fatto ridere, tenerissimo, veramente. Gli ho detto: amore, mi fai sto pezzo di video, no? Che sono stanca. E mi ha detto: sì, amore, te lo faccio. E quindi è stato gentilissimo. Speriamo che avrà successo questo vlog. No, vabbè, è troppo dolce. E niente. Ah, in tanti mi avevate chiesto, praticamente, sta collana. Mi avete chiesto di questa collana. Questa collana è di Davide, non se l'è mai tolta, e mi ha dato a me, così praticamente lo sento sempre vicino a me. Vi faccio vedere il tatuaggio. È bellissimo, è spettacolare, veramente. Questa ragazza l'ha fatto benissimo. È dritto. Nelle foto magari può sembrare tipo storto, però insomma è veramente bellissimo. Adoro. È un po' gonfio ancora, però non ho sentito niente. Mi piace perché c'è il simbolo dell'infinito. È stupendo, yeah. Bene. E nulla che dirvi, io sono contenta, ho fatto questo gesto d'amore. Se l'ho fatto è perché veramente sentivo che lo volevo fare, appunto. Non l'ho mai fatto, e quindi se l'ho fatto è perché, voglio dire, è una cosa indelebile. E quindi è perché sono veramente, veramente innamorata. Cioè, non l'ho mai fatto, è perché evidentemente non mi sentivo pronta per fare un passo del genere, e quindi non vi sto a dire non lo amavo, perché mi avete massacrata l'altra volta, quindi non dico più nulla, però vi dico che praticamente se non l'ho fatto, evidentemente c'è il motivo, c'era, no? E invece adesso se l'ho fatto perché sono veramente felice, innamorata e tutto. E poi anche lui si farà la scritta Chiara. Dovevamo farlo praticamente insieme, però ho voluto fare una sorpresa, l'ho voluto anticipare, l'ho voluto fare prima, e io ho fatto la sorpresa. E poi lui si farà il mio, appunto. Questo vlog, come dice Davide, abbia successo. No, scherzo, spero che vi sia piaciuto e che vi tenga compagnia. E cioè, io sono già praticamente abbronzata. Una volta che sono stata al lago, cioè, mi è venuta già subito la faccia scura. Comunque, vabbè. E niente, spero che vi sia piaciuto il vlog, che vi abbia tenuto compagnia. E sì,
ho disabilitato i commenti, li metto in approvazione perché state degenerando, state veramente sfiorando la legalità e quindi vi devo dare un freno. E nulla, poi vabbè, anche chi fa commenti positivi, abbiate pazienza perché sono tantissimi e li devo approvare, non ho tutto il tempo che avevo prima, adesso sono molto più impegnata. E niente, io vi mando un bacione, grazie a tutti i nuovi iscritti, grazie di cuore, e ci vediamo al prossimo video, non so se sarà un video haul, mi pare, credo che sarà un video haul o un vlog, comunque non lo so. E poi farò il boyfriend tag insieme a Davide, perché mi avete chiesto in tantissimi, e nulla. E poi lui fa parte della mia vita, quindi imparerete anche a conoscerlo anche voi, e appunto sarà il mio futuro marito. E niente, io vi mando un bacione, ancora un altro, sì, e ci vediamo al prossimo video, ciao!